Pesantissima sconfitta per il Monte Giorgio, che non riesce a imporsi nel fortino del Tamburini, perdendo 2-0 lo scontro diretto salvezza contro il Chieti, che trova in un ispiratissimo Fabrizi il mattatore del match, autore di una doppietta. Tra Covid e infortuni pesano in casa rossoblu le assenze di Donzelli, Zancocchia, ma soprattutto di Omiccioli e Spagna. I padroni di casa quindi appaiono difensivamente appannati, ma davanti provano in tutti i modi ad affondare il colpo. Complice la mancanza di idee e un po' di sfortuna con un palo e una traversa colpiti, Albanese e compagni non riescono a gonfiare la rete alle spalle di Fusco, che resta immacolata. Passiamo alla cronaca con un primo tempo che appare tambureggiante. Entrambe le squadre impostano la sfida più sul fisico che sull'aspetto tecnico. Ad aprire le danze è il Monte Giorgio all'ottavo. Albanesi si invola sulla sinistra e si beve tutti i suoi marcatori. Entra in area, un dribbling per liberare il destro, ma sulla traiettoria del tiro trova l'ottima risposta di Fusco. Bisogna attendere il 26esimo per vedere i Chieti in avanti, ma per i teatini l'attesa viene ripagata dal gol del vantaggio. Prima il neoentrato Dondoni immischia calciafuori, ma qualche secondo dopo Fabrizi si mette in proprio e dai 20 metri lascia partire un gran destro che si stampa sul palo più lontano e si insacca in rete. Gagliardini vola, ma non può mai arrivarci. Sotto di un gol il Monte Giorgio le prova tutte per pareggiare, sfruttando soprattutto l'out di sinistra. Da una di queste azioni nasce l'occasionissima per il rossoblu da calcio d'angolo. De Meio sul secondo palo impatta la palla di testa, ma si schianta sul palo. Solo mani nei capelli per una grande occasione divorata. La ripresa si apre all'insegna dei colori nero-verdi. Dopo 4 minuti, da una punizione piuttosto innocua, i Chieti va vicino al raddoppio. Gagliardini si aspetta un pallone al centro, Mele calcia una bordata sul primo palo e il numero 1 rossoblu deve volare per negargli il gol. Un minuto dopo però il 2-0 si materializza, ancora Fabrizi, che prima salta con un tunnel l'avversario e poi buca Gagliardini ingannato da un rimbalzo balordo della sfera. Il 9 teatino è ispiratissimo, recupera palla e vede il portiere fuori dai pali, non ci pensa due volte e da posizione siderale calcia in porta, ma Gagliardini si salva come può. La reazione del Monte Giorgio arriva all'11esimo con un timido tiro di Ruci, sporcato dalla difesa. Al 18esimo i padroni di casa possono accorciare con Perpe Pai, che con un colpo di testa all'indietro prova a beffare Fusco. La traversa gli dice di no. Fusco ringrazia e si ritrova il pallone tra le mani. Il Monte Giorgio prende coraggio e al 28esimo si divora il gol per accorciare. Cross di Mandolesi che mette fuori dai giochi la difesa neroverde, ma per Pepai manca il killer instinct per spingerla dentro. Nel finale la gara si incattivisce, con i Chieti che colleziona cartellini gialli per far scorrere il tempo, interrompendo il gioco. Il cronometro è nemico per gli uomini di Mengo e il triplice fischio emette il suo verdetto, col Chieti che conquista 3 punti preziosissimi in chiave salvezza, mentre per il Monte Giorgio piove sul bagnato e resta bloccato al terzultimo posto. Giustificato entusiasmo a fine gara nelle parole del patron del Chieti, Giulio Trevisan. Ma direi che erano 3 punti che stavamo aspettando da tempo. In passato le prestazioni c'erano state, purtroppo la fortuna non ci aveva aiutato. Tra l'altro 3 punti portati a casa contro una squadra di tutto rispetto, perché il Monte Giorgio comunque non si è mai lasciata intimorire durante i 90 minuti, nonostante era sotto di 2 gol, insomma fino alla fine ha provato a recuperare la partita, quindi credo che siano 3 punti che valgono ancora di più proprio per anche per la determinazione con cui i nostri avversari hanno giocato oggi. Cosa significa questa vittoria anche per il proseguo del campionato? Ma le vittorie sono sempre importanti perché creano un po' di ottimismo, rilanciano. Non era un bel periodo per noi, purtroppo insomma i risultati non ci stavano aiutando e quindi significa adesso affrontare questo tour de force fino a Natale con una maggiore consapevolezza, maggiore serenità per fare bene. Si è visto un Chieti che ha saputo soffrire dopo anche il vantaggio, però ha saputo sfruttare quelle occasioni che ha creato, quindi anche l'atteggiamento forse va premiato. Ma sì, io direi che nel bilancio delle occasioni credo che noi ne abbiamo avute qualcuna di più, anche il Monte Giorgio ne ha avute e poi alla fine comunque insomma credo che il risultato sia giusto e credo che sia giusto anche, come dicevi giustamente tu, per la sofferenza che i ragazzi hanno messo in campo per portare a casa questo risultato, perché poi questo è un campionato e sappiamo molto livellato verso l'alto
e quindi le differenze tra le squadre a volte sono veramente minime, e quindi poter portare a casa oggi 3 punti è figlio non solo della prestazione, perché obiettivamente insomma noi abbiamo giocato bene, come l'ha fatto anche il Montegiorgio per onestà, però è figlio anche del fatto che insomma siamo rimasti compatti e abbiamo chiuso tutti gli spazi ai nostri avversari.